Ben ritrovati, un cordiale saluto a tutti voi. Oggi negli studi di Omnia News vogliamo parlare del Patty Basket, di pallacanestro e chi meglio del coach Pippo Sidoti può diciamo interloquire con questo argomento che ad alcuni può anche interessare, ad alcuni magari non può interessare, ma noi siamo qui proprio per sapere dal coach Pippo, che ti do il benvenuto intanto e grazie Grazie, per aver buongiorno a tutti. accettato l'invito, sapere in Grazie effetti come si è concluso il campionato. Con la retrocessione sì, ma in che maniera, in che modo? E quali sono, come dice anche il nostro titolo, le prospettive future delle Patty Basket? A te la parola, Pippo. a te. Allora, iniziamo prima di tutto dal campionato. Come tutti ben sapete, abbiamo fatto questa retrocessione in Serie C, un po' pilotata. Dato le condizioni economiche che si sono venuti a creare durante la stagione, all'inizio d'anno avevamo allestito una squadra giovane, ma sicuramente di belle speranze, perché, come tutti sapete, le mie squadre da gennaio in poi, da dicembre gennaio in poi, cominciano a giocare una vera pallacanestro. Era stato così, dico, anche quest'anno, ci siamo tolte delle soddisfazioni, la squadra era in grande crescita, però alla fine abbiamo dovuto fare due conti e dire se era il caso di continuare con quella squadra, quindi con determinate spese, o fare a meno di quattro giocatori importanti e salvare il salvabile. E allora sì, Avete dovuto optare per la seconda, allora, Pippo? allora abbiamo pensato di salvare il salvabile, quindi Concludere il campionato. di salvare la società, così come abbiamo fatto. Quindi, dal punto di vista sportivo, per me, come tu ben sai, io sono una persona che dall'anima sono uno caparbio, testardo, e vedermi, dico, in determinate condizioni sicuramente non mi ha fatto Certo. assolutamente piacere. Però contemporaneamente bisogna guardare sempre le cose con l'occhio giusto, e quindi ritorno alla cosa più importante, dico, che è quella di salvare la società. E abbiamo proseguito il campionato con tutti i giovani locali, Infatti. e abbiamo valorizzato un po' di elementi giovani, e ti dirò anche ben figurando con squadre di un certo spessore. Però l'idea è sempre stata quella che, giustamente, dico, non potevamo salvarci. Ma E Pippo, scusa, quindi, ma giocare in queste condizioni, come si entra in campo? Con quale spirito? Con quale ma mentalità? sai, io proprio per questo, io ti dico che dovevo iniziare principalmente nel fare i complimenti, dico, a questi ragazzi, perché subito dopo che sono andati via Fowler, Legnini e Locci, e in ultimo Dispensieri, sti ragazzi Pattesi e non si sono allenati sempre al 100%, perché sapevano che quel lavoro serviva a qualcosa, serviva Per per la loro loro, crescita. ma soprattutto serviva a dare dignità alla nostra società, e facendo trasferte allucinanti, assurde, in giornata andare a Roma e tornare, e fare 10 ore di pulmino, Condizioni e proibitive, certo. condizioni veramente, veramente, veramente allucinanti, e siamo usciti quasi sempre con gli applausi in qualsiasi posto siamo andati. Anche in casa ci siamo sempre difese con corazzate, con gente che lottava per vincere il campionato. Quindi, dico, il mio primo pensiero, dico, va a questi ragazzi che sono stati encomiabili, cioè veramente degli eroi. Poi
Poi è normale, dico, che ci sono tutte le altre cose negative, perché tu non arrivi solamente a quel punto e dici, perché noi già avevamo fatto una squadra cercando di limitare al massimo le spese. E qui sicuramente c'è anche la nota dolente, no? L'interesse verso la squadra, l'impegno di tanti dirigenti, l'impegno di tanti dirigenti che non c'è stato, perché diciamo così, l'impegno di tanti dirigenti che non c'è stato, perché io e Pasqualino La Macchia ci siamo ritrovati per tutto l'anno a fare. Io personalmente ho fatto da autista, da medico, da allenatore poco, perché sai, dovevi pensare all'altro. Quando non ci sono le condizioni necessarie, non c'è la tranquillità necessaria, dico, è normale che pensi più che altro ai problemi giornalieri, e ti posso garantire che ce ne sono stati tanti, e quindi a fare l'autista principalmente, no? Guidando per 20 ore consecutivamente. Quando altre pensare... società hanno invece i ruoli ben definiti, vabbè, ognuno fa il suo. Ma certo, io ricordo che quando sono tornato a Patti 4 anni fa, c'era molto, molto entusiasmo, però questo entusiasmo è durato poco. Dico, quei dirigenti che erano proprietari della società hanno fatto sempre negli anni un passo indietro, non un passo avanti. Io sono abituato a vedere le cose in modo completamente diverso, sono stato per natura sempre ottimista, e mi piacciono anche le grandi sfide. E questo, quando io sono tornato a Patti, è stata una sfida, perché... Una bella sfida, dico, perché in soli 2 anni avevo riportato la squadra in Serie B, costruendo anche un nucleo pattese forte, di grandi qualità. Però è normale, dico, che se tu non riesci a soddisfare le piccole esigenze che possono avere dei giocatori locali per rimanere nella tua città e nella loro città, allora è normale che poi, dico, vanno via. Quindi qui, dico, è un grande demerito da parte della società, ma non solo della società, dico, è tutto il contorno, dico, che non ha funzionato, perché soprattutto a livello societario. L'apporto economico, Pippo, c'è stato anche dall'esterno. Ah, l'apporto economico c'è stato, solo che non siamo riusciti a far crescere dal punto di vista societario la società, scusami il bisticcio di parole, però dico, dal punto di vista di numerico, di interesse, di lavoro, di impegno, anzi, nella società siamo 6 persone, ma poi alla fine quelli che abbiamo lavorato siamo stati solo due. E tenere una squadra a questo livello, sai, io facevo sempre il confronto di quando noi ci presentavamo nella presentazione della partita, sì, che tu facevi, sì. Tu vedevi tutte le società con 12 giocatori, e 10 persone scritte al referto. Ecco, noi invece c'era il sottoscritto e Franco Pichilli. Stop. Questo, dici, è proprio l'emblema. Questo è l'emblema, quindi è stato anche un problema societario di non saper coinvolgere, di non saper reperire altre componenti umane che potessero dare un apporto e far crescere la società. Perché poi, dico, dal punto di vista economico, noi, dico, da 4 anni a questa parte abbiamo avuto quasi sempre gli stessi sponsor. Sì.
Però il problema, anzi tengo a precisare e soprattutto a ringraziarli, a quelli che ci sono stati vicini in questi 4 anni, Lavalux, Griff, Scarpinando, tutti quanti, perché e non li posso, non puoi ricordarteli tutti adesso. Vittoria Assicurazione, certo. Quindi... Dico, Play Hotel, alla fine, l'ultimo sponsor. Play Hotel, dico che è stato il nostro ultimo sponsor principale, principale di maglia, il cantiere nautico Marinello, e poi tutti AutoE e tutti gli altri piccoli, hanno dato tutti loro... gli altri piccoli sponsor, certo. Tutta la cartellonistica che non sto qui a menzionare. Quindi non posso dire che la parte imprenditoriale non ha funzionato. E questo già non ha funzionato, non c'è stato, non c'è stato sicuramente un miglioramento dal punto di vista societario, anzi ci sono state delle defiance che poi alla fine hanno costretto la società a fare due passi indietro. Ecco, dico, anche dal punto di vista, amministrativo, dell'amministrazione, non c'è stata nessunissima presenza, eppure abbiamo giocato, portavamo il nome della città di Patti in mezza Italia, in città importanti capitale, come Roma, certo. Come Roma, Napoli, Cagliari, Salerno, chi più ne ha più ne metta, Catanzaro. Quindi penso che anche per la città è stato un veicolo pubblicitario. Però anche qui non c'è stato nessunissimo interesse nel poterci dare una mano d'aiuto, Però alla luce di ciò, scusami, devo interrompere perché la nostra trasmissione dura circa 20 minuti, sì. Ecco, così il nostro ascoltatore può seguirla tutta per intera. Alla luce di tutto ciò, che non è un bel quadro, quello che stiamo adesso a livello societario non a livello economico, perché anzi grazie sempre a coloro che vi sono stati vicini. Come no? Però a livello societario, tutto ciò che ci stai adesso dipingendo, sempre a proposito di quadro, ma ci sono adesso le condizioni per poter continuare? Andrete a fare il campionato di Serie C? Guarda, questa è la nostra... Avrà la sua squadra di pallacanestro? Ecco. Guarda, questa è la nostra, è un SRL dove ci sono 6 soci, proprietari tutti in parte uguali. Quali? Adesso bisogna vedere, stiamo aspettando che il nostro amministratore faccia il bilancio conclusivo di fine stagione e poi guardarci in faccia. Guardarci in faccia significa chi vuol continuare o chi non vuol continuare. E allora, se ci sono i presupposti per poter continuare, il sottoscritto lo fa. Bene. Però se entro il 30 maggio tutto questo... Ah, avete dato anche una scadenza? Tutto questo... Un termine. Sì, ma anche perché io sono abituato, bisogna programmare anche la stagione. Bisogna iniziare a lavorare se si deve continuare. Certo. Dopo il 30 maggio, tu già a giugno prepari la squadra, cerchi gli sponsor, ti fai un'idea di quello che devi fare, almeno io sono abituato a programmare le cose per come avevo fatto in questi 4 anni per il discorso che competeva a me. Per il tuo ruolo, il tuo compito. Certo, per quanto riguarda il mio compito. Ti ho chiesto questo perché già a parte quindi si dico, dice non so che ma a parte vendere si dicono, il titolo. Il titolo non ha nessun valore. Il titolo in una fusione con altre società limitrofe. Ma il titolo non ha nessun valore in Serie C, già ha poco valore in Serie B, parliamo di 40-50 mila euro, tu figurati un titolo che valore può avere, nessuno potrebbe venire anche a chiederlo non esiste proprio. Qui si tratta di chi vuol continuare, ma continuare significa con un impegno, certo. Con un impegno fattivo dentro la società. Se non succede questo, io da giorno 1 giugno mi riterrò libero da ogni impegno con questa società. E a quel punto mi guarderò intorno, ma io non faccio l'allenatore. Io non faccio l'allenatore professionista. Ma se arriva qualche proposta, perché la valuterai.
Se arriva un progetto, serio in qualche società, se è il caso di valutarlo, lo farò tranquillamente. Fermo restando che continuasse questo progetto a patti. Certo, fermo restando che io voglio continuare un progetto a patti. Perché? Perché in questi 4 anni, anche se ne è parlato poco, abbiamo costruito qualcosa di importante. Avete gettato le basi. Con tutti, tu pensa che quando io 4 anni fa sono tornato qui, e dal punto di vista giovanile eravamo zero, anzi meno uno. Nessun giovane. Perché già zero è un numero. Meno uno. Quindi sono tornato. Ho cercato tutti quei ragazzini che giocavano con me, che avevano smesso di giocare, e li ho fatti tornare e li ho fatti di nuovo innamorare della pallacanestro. Dopodiché, in questi 4 anni, abbiamo lavorato alla grande. Tu pensa che quest'anno abbiamo fatto una semifinale vincendo il nostro concentramento, perdendo per differenza canestri contro la squadra, e battendola. Siamo stati l'unica squadra assieme a Ragusa a batterli, quindi una squadra che andrà a fare le finali nazionali con tutti gli elementi locali, attenzione, con tutti gli elementi, gli under 16 attesi. Se non sbaglio, gli under 16. Benissimo. E questa è la nostra punta di diamante, da dove poter ripartire. Quest'anno tu hai seguito tutte le partite, hai visto quanta gente ho fatto giocare nell'ultimo periodo, gente a 16 anni che gli ho fatto assaporare la pallacanestro che conta, dandogli pure gli stimoli per poter proseguire, ma soprattutto dandogli la possibilità di potersi allenare con gente molto più grande di loro. Quindi la nostra crescita, a differenza di altre società, sta proprio in questo, che noi a 15 anni io li faccio allenare con la prima squadra, quelli più promettenti, per poi ritrovarmeli. Secondo me tra qualche annetto, se la pallacanestro continua a patti e se si continua a fare questo campionato di Serie C, noi avremo una buonissima base, perché abbiamo tanti elementi locali, tanti ragazzini che possono diventare giocatori di pallacanestro. E non c'è più quella necessità di andare ad attingere. Ma assolutamente, dico, fuori. E questo dico riguarda anche il 2004-2005, il 2006-2007. Ciò significa che in queste, e parliamo sempre di tutti gli elementi locali, di tutti i ragazzini locali, non di gente che viene dall'est, nord, presi in tutta la Sicilia e portati qua. Ciò significa cresciuti da me, da Marco Busco, da Alessandro Pizzo e da Giovanni Caffarelli, che sono i miei 3 collaboratori. Quindi il lavoro che stiamo facendo è ottimo. Adesso bisogna capire la conclusione. Adesso abbiamo gli ultimi 2 minuti. Perfetto, dico. Adesso dobbiamo capire se possiamo costruire una società nuova, anzi colgo l'occasione e faccio un appello a chi è appassionato, a chi si vuole avvicinare, a chi vuole dare un contributo a questa squadra, a questa società. Quindi c'è l'interesse di trovare dirigenti nuovi che non vengono solamente la domenica o che magari non si fanno mai vedere, perché quelli sono dei dirigenti che onestamente non servono. Beh, è così. Soltanto è sulla così. Carta nessuno no, serve, sulla in carta, effetti. Il nome sulla carta non serve. Lo sport non ha bisogno. Quindi l'apporto economico ci può anche essere, perché coloro che lo hanno fatto in passato potrebbero anche essere presenti a settembre. Tu sai benissimo che un campionato di Serie C non ha gli stessi costi, certo, che ha il campionato di Serie B. Poi dipende molto, i costi salgono o scendono in base alla squadra che tu devi costruire. Noi sicuramente, se io sarò ancora qui, faremo una squadra
faremo una squadra giovane, dove, te l'ho detto prima, lanceremo tanti ragazzini, non in blocco, perché non ti puoi presentare in un campionato di Serie C con 8-16enni. Due elementi normale. Almeno di... Certamente, poi dipenderà molto di cosa faranno gli elementi locali. Parlo di Giorgio Busco, di Nino Sidoti, di Ettaro, di Alessandro Sidoti, di Mazzullo, non so cosa loro pensano e cosa vogliono fare, se vogliono continuare a divertirsi nel loro paese o fare un'esperienza nuova. Ma io penso di essere stato... c'è, giocatori ci sono, con qualche aggiunta di qualcuno più, diciamo, più grande. La mancanza i dirigenti. La mancanza in questi due anni è stata la forza dirigenziale. Siamo arrivati al nocciolo, allora. Che non c'è stata. E te lo ripeto, dico, la società non può vivere solamente con due elementi. Perché poi tu alla fine te la canti e te la suoni. E non è possibile. Grazie Pippo. Grazie. Ti prometto che faremo un'altra puntata, e lo preannunziamo già con i nostri ascoltatori. Spero di organizzare una puntata con te presente per la canestro, la realtà di Patti, e con la squadra anche di calcio. Perfetto. La nuova rinascita Patti, quindi calcio e pallacanestro, gli sport maggiori. E finalmente possiamo avere un confronto con chi? A questo punto con l'assessore allo sport, neoassessore Ignazio Lipari. C'è il direttore che ci sta ascoltando. Direttore, se lei conferma, inviteremo l'assessore. Da una parte la pallacanestro, da una parte la società però, di calcio. Ti posso dire, io ti ringrazio, perché vedi, questa è una cosa importante. Io penso che è giusto, dico, che l'assessore allo sport si faccia... Perché non abbiamo parlato del comune in si questa faccia, No, si qual faccia... Qual è il ruolo del comune? Ecco, che parte farà in calcio? Certo, se crede nello sport, non crede. No, giusto no, però dico, io in 4 anni, e penso che sono tra quelli che a Patti hanno sempre operato e operato discretamente, non bene, benissimo, perché non mi voglio auto-incensire, sono gli altri, sono i risultati, dico, che parlano. Infatti, per ognuno di noi, non è che si vincono 13 campionati, 14 campionati così, dico, giusto no, però dico, in questi 4 anni che sono tornato, dopo 3 anni che sono stato fuori, e non ho avuto mai il piacere di incontrare un assessore allo sport. Eppure c'è stato pure qualche amico mio, sì, che abbiamo fatto quattro chiacchiere al bar, ma di concreto, di importante, di istituzionalmente parlando, non abbiamo mai potuto fare una chiacchierata per capire quali sono le problematiche dello sport. Beh, allora, sicuramente l'assessore ci starà ascoltando. E sarebbe bello poterlo fare in TV. Sì, come no? Certo. Anche perché così ci potrebbe essere un bel confronto, e soprattutto dare delle idee su cosa manca. E con la gente che ci ascolta, i tifosi. Su cosa manca principalmente a Patti. E se crediamo veramente nello sport, e soprattutto se capiamo l'importanza dello sport oggi nella società moderna. Voglio chiudere con questa tua ultima osservazione che mi è piaciuta tanto. Grazie allora a tutti voi. Saluto Pippo Sidoti. Grazie a tutti. La pallacanestro qui a Patti. Il Patti Basket ci sarà nuovamente, nastri di partenza per il prossimo campionato? Vedremo. Aspettiamo questa data, il 30 maggio. Lì si riunirà la società, tutto il direttivo, e vedremo. A quel punto ritorneremo in studio, anche la squadra di calcio e soprattutto l'assessore, che sicuramente avrà seguito questo incontro adesso, assessore allo sport Ignazio Lipari, con la sua presenza, per vedere se tutti insieme, l'unione fa la forza, potrà continuare lo sport, non soltanto la canestro, non soltanto calcio, lo sport, ma anche pallavolo, lo sport, anche calcetto. Ma dobbiamo parlare dello sport in generale, soprattutto dell'impiantistica, delle infrastrutture che non ci sono, tante risposte cose. Che potrà dare l'assessore a questo. Grazie a tutti voi, grazie Pippo. Grazie a tutti.